Vai, poi partito. Ah, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3. Cari Gargiulli, ciao a tutti da T. Non vi presentate? No. Boh. Abbiamo qui una Glock della Stark Arms G17 versione match. Nera. Full black, ovvero è una versione che esce praticamente custom. Custom perché? Abbiamo una serie di cose molto interessanti, come ad esempio... Molto truzze, eh? La svasatura nel carrello. Dopodiché abbiamo un otturatore colorato di oro, proprio antipappone questo, con inciso il calibro, ovvero 9x19, trattandosi di una Glock. Ma diciamo che arriva a casa, com'è che arriva a casa? Arriva a casa con un altro otturatore colorato di... arancione. Quindi praticamente... fosforescente! È un pugno nell'occhio. In plastica. Questo invece è bloccato. In plastica. E speravo il birra, cazzo, continuasse. Bene, riprendiamo. Questo è metallo, l'oro è metallo, quello arancione è in plastica. Perché l'oro è oro metallo. Vero. Figa? È oro vero, ragazzi, 24 fottutissimi carati. 18.000 euro di pistola. Visto il prezzo, che ne parleremo dopo, ci sta tutto. Non proprio 18, ma 180. Sì. Allora, altra cosa molto interessante, abbiamo il pulsante dello sgancio caricatore maggiorato. Maggiorato è molto sobrio. Molto interessante, a me personalmente piace un sacco. Si può anche rimuovere, quindi amovibile tramite la classica brugolina. Amovibile! Prima di trovare la brugolina giusta ci sarà da bestemmiare in turco. Sì, in turco! Sicuramente quella misura non esiste. C'è. Dovete andare da T per fare la danna. È tipo, che ne so, 1,2. Non esiste 1, 2, 3, 4. 2! Invece fai il pappagallo. Poi abbiamo il rilascio carrello. Bravo, anche tu stai prendendo il mio modo di parlare, bravo. Esatto. Io sono vestito tipo strano perché devo curarli, ma sono pazzo anch'io, quindi siamo a posto. Bella lì. Yay! Abbiamo il pulsante, dicevo, del rilascio carrello, diverso dalle altre Glock, perché ha una sporgenza esterna che anche questa molto figa e quindi risulta anche più comoda alla grip del pollice. Per gli handicappati, è proprio per gli handicappati questa pistola. Sembra una pistola fatta per il tiro dinamico. Te l'appoggio. Grazie. Non me l'appoggiare, però mi fido. Devo che te l'appoggio. Spiritualmente. Appoggiamelo spiritualmente. Dopo. Appoggiamelo spiritualmente. Vai. Per il resto è uguale ad altre Glock. Adesso poi vedremo anche un'altra cosa molto interessante che non spoilerò, ve lo lascio come sorpresa, la dirà MOS. Dico io, decido io o dico io? Altra caratteristica, abbiamo questa grip maggiorata in fondo al caricatore. Il fondello del caricatore, esatto. È molto grosso. Ricordo che è a CO2 questa replica, quindi tira delle secche mostruose. E detto questo passerei a S, che... Detto questo io vado a casa e me la prendo, okay. Ciao. Ciao T, è stato bello. Solo perché è la tua, eh? Grazie, solo perché mi hai tregato a compleanno. Continua il discorso di T, di allora, CO2, va, già che ci siamo. Questa pistola, questa Glock S17, chiamata la Sacram S17, è l'unica vera, prima, vera, unica, bellissima pistola CO2 che c'è sul mercato Glock. Perché è vero che c'è anche quella dell'HFC che ho, ma fa cagare, quindi non la considero neanche, ok? Con un caricatore che era in versione da 38 colpi, pesantissimo, che era uno schifo. Comunque, ragazzi, questa pistola CO2 è veramente bestiale. Allora, oltre a essere comodissima, oltre a essere ignorantissima, cioè i buchi qua, l'oro, cioè ragazzi, è veramente di ignoranza. Che ignoranza SMT. Cioè, è l'unica pistola che io quando è uscita dovevo averla. Esatto. Cioè, perché è talmente ignorante che io, soltanto io potrei comprare così, eh. L'hai comprata? Sì. Sì, comprata. Sì. Me l'hanno regalata compleanno. Grazie ragazzi. Fottiti. Perché comunque comprare questa pistola o ci lasci un occhio, o ci fai un mutuo,
o chiedi un finanziamento alla banca, perché ti costa circa, facciamo un range tra i 170 e i 200, poi dipende da sito e dipende anche dalle spedizioni, perché ci sono anche le spedizioni. 200 euro. Comunque ragazzi, lo spingipallino è in plastica come tutte le altre Glock ed è rosso. Perché è rosso? Rosso perché sangue. Rosso è ignorante. È rosso sangue. Esatto, è veramente ignorante. È tutto ignorante questa pistola qua. Tira delle slack allucinanti. Sì, questo è vero. Ci vede poi nella prova cross. Un rinculo pazzesco. Che poi hai saputo che le CO2 danno molto più rinculo, essendo più potenti. Danno molto più botta. Cioè, a chi infatti piace adesso il... magari vediamo il Crony, esatto. Intanto che noi parliamo vedrete il Crony e i primi colpi come sono? Sono over di 1,15, poi si vedrà se non ricordo male. Sì, esatto. Comunque i primi colpi per forza sono un po'... Poi ragazzi, molto semplice, come smontare questa pistola qua, e spero che sia un difetto soltanto della mia, lo spero, perché è difficilissimo, non nel senso di tirare il caricatore, tiri giù questi robetti qua come tutte le Glock e si tira via. Beh, lo diciamo. Il problema è la durezza del tirare via il carrello e soprattutto poi rimetterlo. Io quando la prima volta l'ho fatto, o per metterlo, ho dovuto praticamente sbattere la pistola faccia in giù contro il tavolo di marmo. Quindi capite che ragazzi è un po' duro. Tira storto. È un po' duro? È un po' un cazzo. Ma sì, perché è nuova, è tutto normale. Ma normale, dici tu, mi fido. Sfido dappertutto. Vabbè, te la faccio mettere a posto. A martellate okay. L'abbiamo presa. Martellate, ragazzi, sicura sul grilletto, veramente epica, cioè funziona veramente da Dio. Tacchi di mira bianchi per maggiore immediatezza nel mirare. Esatto, fisse, diciamolo, fisse. Ma si possono... Bravo, cambiare con quelle notturne, come si chiamano? Altrizio. Annotare altro parolone. Trizio. Allora, ha una slitta underrail. Come tutte le Glock. Esatto. Non ha la sicura qua davanti, ha soltanto, credo che sia un codice numerico. Come tutte le Star Cams. Non hanno la sicura. La magrigola. A magrigola. Ma la sicura ce l'hanno? Ah, ho fatto male al ginocchio. Ma la sicura? La ce l'hanno sul grilletto. Sul grilletto, ok. Che funziona, Che funziona da Dio, che funziona da Dio. Ragazzi, 24 colpi, ma questo caricatore non è l'unico che va su questa pistola. No. Perché cos'è che va anche su questa pistola, vuole dirlo lei? Un bel dildo di gomma nero. Esattamente. Questo è un caricatore a gaz. A gaz. Okay. A gaz, ma non della Starcam che io possiedo e che va perfettamente. Questo è un caricatore a gas di una marca che costa ancora di meno, funziona identicamente al mio. Ed è della VE. Della VE. Quindi strano dalla StarCams fare compatibilità VE. Sì. Molto strano. E ha compatibilità completa, quindi finiscono i colpi, il carrello scarrella indietro e rimane dietro, quindi è perfetto. Ovvio, l'unico difetto di utilizzare la pistola che va comunque nativamente a CO2 con un caricatore a gas è la potenza d'uscita, che ovviamente sarà inferiore a un CO2 inizialmente, ovvio, perché con una gas se non erro ci aggiriamo sui 0,80-0,85, anche meno a volte, poi ovviamente dipende anche dalla temperatura, perché ovviamente siamo a gas, quindi o l'estate. E cosa volevo dire d'altro? Ma è più costante, ecco, è più costante ovviamente come potenza, ecco. E spreca anche più gas però, perché essendo il pressore tirato sulla CO2 che è più duro, sì. Fa uscire più gas, quindi però se il caricatore è gas. Il caricatore tutto devo fare tranquillo. Tranquillamente tutto. Anzi, precisiamo che comunque il gas d'inverno prospera. Quando fa appena più freddo, il gas tende a ghiacciare le guarnizioni, quindi bloccare la pistola. Esatto. Invece il CO2 ce la fa. Esce ancora. Ce la fa. Ovviamente. Più o meno. Ce la fa. Ovviamente se andiamo sotto zero ghiaccia tutto. Sì, sotto zero evitiamo di Allora, questo vedete non c'ha CO2, ok? Non ha CO2, sperando questo sperando che è abbia gas, gas dentro. Sperando che abbia gas. Lo scopriremo sul prossimo video. No? Ok. Attenzione, abbiamo spoilerato qualcosa. Abbiamo spoilerato qualcosa, non dovevamo farlo. Però sarà ancora magari. Magari funziona. Si è rimesso a posto. No. Abbiamo spoilerato qualcosa. Abbiamo spoilerato. No, cazzo. Ormai abbiamo spoilerato qualcosa. Questa è una G. È una G. 17 S17, chiamate come cazzo volete, ma è 17. È una 17. Sorge il dubbio. Ora sorge il dubbio. Perché raffica? Perché raffica? Questa pistolina
se tiriamo indietro il carrello, nel fondo del carrello abbiamo una levettina che appoggiata sulla sinistra, vabbè, appoggiata al carrello, sta in singolo. Spostata verso l'interno va in raffica. Non abbiamo il solito selettore qua a sinistra della 18. Della 18. Che secondo me è estetico, eh. Sì, è bruttissimo. Anche perché io ce l'avevo. Infatti, è nettamente meglio. Si rompe e si sposta automaticamente. Ecco. Abbiamo notato, avevamo un caricatore a gas in raffica e che raffica, perché rafficava di brutto. E comunque mi dava lo stesso la botta, non voglio provare con la CO2, meno male che hai finito il CO2. Dobbiamo seguire il fermo 2. Perché secondo me già parte per già uno, ammazzi uno, sto qua. Raga, non si è bloccato il carrello indietro perché stava tenendo giù lo sblocco. Sì, sì, ovvio. Non si sa mai qualcuno dopo. Oddio, hanno detto che si blocca e poi non si è bloccato. No. C'era, facciamo vedere, il caricatore era senza pallini, quindi dovevo tenere giù il pressore del carrello. Ottimo. Se no si bloccava ovviamente indietro. Poi niente, abbiamo già abbiamo spoilerato quello che non doveva, sì, essere esatto. Spoilerato. Allora ragazzi, per mettere la nuvoletta di CO2 si svita qua sotto, si infila la brugoletta che si trova anche dentro. Attenzione. Non gettare via il fondello inferiore. Bravo. Ma si deve infilare soltanto la brugoletta. E non tirare via tutta la brugoletta. Esattamente. La vite. Esattamente. Perché sennò si rovina tutto. No, è più che altro perché l'inserimento della bomboletta non è da sotto. Ma è da lateralmente. Esatto. Da qua. Attenzione. Si infila prima il culo e poi va la testa. Cercare di fare il contrario non entra. Non entra, incredibile. Non si sa perché, ma è così. E funziona così, sì, ragazzi. Funziona. La legge della fisica, sono un'opinione per la Sarkans. Ricordate, prima il culo e poi altro. La testa. E poi la testa. E poi la testa. Tutto normale. Comunque, ragazzi, penso che di cosa non lo dovrebbe stare bene, dopo praticamente tutto. Allora, consigliata meccanicamente, consigliata esteticamente. Poi se non mi piacciono le robe truzze. Ah no. Ok. A proposito di questa cosa qua, questo è il modello più truzzo che c'è, a mio parere. Sì, poi ci sono mille modelli su questa. C'è Dark Earth, Odin la parte sotto, la parte sopra c'è nera così con i buchi, quindi la match, c'è carrello classico completo nero, carrello alluminio. Allora, i colori sono tan, neri, oro, argento, cioè mischiateli in tre colori o in due, ci sono. È un casino. Fateli voi, ci sono. Scegliete voi la pistola che vi piace di più. Tan, nero e oro, c'è. Sì, c'è anche quei occhi della Dolce Gabbana, ma non dico il sito. La Playboy. Il sito, se non ricordo male, era smt.org. Qualcosa del genere. Okay. Sì, da org di orgia, non per altro. Okay. No. Dicevo prima, consigliato meccanicamente, esteticamente, può piacere o non piacere, ma secondo noi è molto truzza e sparata. Ed è approvata. Stupenda. Come abbiamo detto prima, il prezzo non è molto abbordabile, quindi... Vale il prezzo che la paghi, eh? Vale, però non è abbordabile. Non è affatto, perché comunque è l'unica e quindi posso piazzarci il prezzo che vogliono. Quindi si spera effettivamente che in futuro ne esca di un'altra marca che faccia competizione con questa. No, allora, guarda che se andate sul sito della VE, queste praticamente simili, magari non con gli stessi fubuki, ma con l'otturatore oro, argento, che sia tan, tutto truzzo, ci sono già, non ci sono ancora i mercati, non li ho ancora viste. Io non ci sono a gas, sempre a gas, a gas, stessi modelli, cioè alla fine sono uguali. A CO2 la Glock, cioè, posso piazzare il prezzo molto alto perché esatto, non c'è esatto. Offerta del suo genere. Esattamente. Esatto. Quindi ragazzi, vi ricordo a casa di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Importante, eh? È importante perché noi ci teniamo, perché vediamo che comunque il canale cresce. Io mi metto anche a piangere se non mettete il poliziotto. Il poliziotto dovete metterlo che sia in su se vi è piaciuto, giustamente. Se non vi è piaciuto, a metà non esiste birra, eh? Lo so. Ok. Ficcata cieca, quindi era per confondere le idee. Ok. In giù se non vi è piaciuto, e già che ci siete, anche un commento in tutti i due i casi. Passate anche su Facebook, ci sono tante belle cose, belle. Lui mette i suoi lavori, io metto cazzate, lui mette le foto delle giocate, quindi siamo sempre sì, posto. Sì, poi anche robe ignoranti, proprio già stare per il tema. E soprattutto mettiamo dei video, degli estratti di video che tipo non mettiamo su YouTube, perché sono tipo 20 secondi di video. Sì, o anche tipo spoileratine anche sì. Con i video. Vabbè, passate su YouTube e anche lì dovete mettere un pollicianzo in su. Un pollicciotto in su. Un pollicciotto in su. Niente, io passerei i saluti. Dai, sei tutto. Me pure. Io anche. Stay angry. Stay vero. Yeah, wow. Bitches, muovo.
fuck? Aspetta ragazzi, avviciniamoci con fare sexy alla videocamera. Io con questa luce proprio. Guarda che faccio da pirla. Fuoco, fuoco, fuoco. Prego. Cazzo mio! Preso! Non ti ho preso? Non ti ho preso? Era palese questo.